Oltre 1000 atleti hanno reso straordinaria la 10ª edizione del trofeo podistico Città di San Salvo Memorial Dino Potalivo, organizzato dalla Podistica San Salvo nell'ambito del circuito Corri l'Abruzzo. Un grande pomeriggio di sport, spettacolo e solidarietà che ha animato Piazza Papa Giovanni XXIII. Per la Podistica San Salvo è un compleanno importante, la 10ª candelina con oltre 1000 concorrenti. Sì, sarà anche quest'anno un grande successo, il 10º successo nella città di San Salvo, un ringraziamento autentico, vero, dalla parte dell'amministrazione cittadina va alla podistica che ogni anno celebra una festa dello sport a San Salvo, celebra una festa della condivisione, della solidarietà, avendo avuto la capacità di aggregare tante persone e di fare anche nel segno della condivisione e della solidarietà, non dimenticando mai quanto lo sport possa essere importante per condividere anche con chi è meno fortunato momenti di gioia e per far promuovere la cultura della diversità come valore aggiunto in una civiltà. Io credo che la podistica non solo ci regala grandissimo orgoglio perché la podistica di San Salvo vince ovunque va sul territorio italiano, ma ci restituisce l'idea della città di San Salvo che è una città in movimento, una città in corsa che non si ferma e nel suo movimento continuo raccoglie sempre grandi successi. Il percorso di quest'anno consente di percorrere più volte un circuito cittadino che facendo apprezzare anche angoli un po' meno conosciuti della città. Beh sì, questo è uno degli aspetti belli di questa della corsa cittadina che ci consente di far conoscere ai tanti ospiti che oggi abbiamo qui a San Salvo appunto meglio la città e perché no promuovere anche l'immagine della nostra città ponendosi ancora una volta lo sport come strumento di promozione anche turistico della nostra bella San Salvo. Sono felicissimo, siamo giunti alla 10ª edizione e ci sono tantissime società, abbiamo superato ogni previsione, io l'obiettivo era di superare 1000 iscritti, ci siamo riusciti, ci sono tante società provenienti da fuori regioni, dal Molise, dalle Puglie, dalla Campania, dal Lazio, logicamente dall'Abruzzo ci sono tantissime società, io li ringrazio perché sono stati diciamo gentili nei nostri confronti perché noi siamo una società numerosissima che partecipiamo in massa alle loro gare, automaticamente loro hanno contraccambiato con la loro presenza qui a San Salvo, che dire, sono emozionato. Può diventare San Salvo il punto di riferimento d'estate rispetto ad altre classiche corse? Certo, certo, io credo che la tappa di San Salvo sia una delle più partecipate e una delle più importanti sta diventando in questi anni, l'anno scorso abbiamo avuto 900 iscritti, quest'anno abbiamo superato i 1000, quindi credo che sia una delle manifestazioni più partecipate d'Abruzzo, indubbiamente. Un percorso di oltre 10 km si attraversa San Salvo, si scoprono anche dei luoghi che solitamente non vengono frequentati, sarebbe il caso di dire. Sì, abbiamo proprio per questo abbiamo preferito ritornare al classico circuito cittadino. Prima uscivamo fuori San Salvo, però il circuito cittadino è molto più affascinante, molto più bello, non solo per chi corre, per scoprire le parti più belle di San Salvo, ma per i cittadini di San Salvo. Stare qui al centro storico ed osservare i campioni che passano per 4 volte qui nel centro storico è qualcosa di favoloso. Nicola Fabrizio, la Metamer, azienda di San Salvo che sponsorizza una manifestazione che sta varcando i confini cittadini e lo dimostrano i numeri di questa edizione. Questa è sicuramente una grande soddisfazione per noi, l'iniziativa è nata 10 anni fa con la Podistica San Salvo come un evento annuale, quindi di una sola volta. Dopodiché sono stati così bravi che siamo arrivati così a fare i nostri primi 10 anni e mi viene da dire, Presidente, puntare subito ai 20, no? Quindi un impegno da parte nostra, è diventata una manifestazione sicuramente di grosso interesse, organizzato benissimo e per noi è sicuramente
un onore anche poter ridare qualcosa al territorio dove operiamo con la Metamer. Stava dicendo anche il risultato dell'organizzazione, un po' l'impresa privata che si confronta con la capacità di un'associazione come la Podistica Sanzalbo. Beh, assolutamente bravi, ma loro hanno la logica dei privati, sono bravissimi. Quest'anno addirittura, come decimo anno, la Metamer è uscita anche con una proposta commerciale per la prima volta, dove per festeggiare 10 anni per i clienti, i non clienti Metamer che passano a Metamer in questo momento fino al 25 luglio, c'è un'offerta riservata per 10 anni, 10 mesi di tutte le componenti fisse delle bollette, sia gas che elettricità, a costo zero. Un ottimo veicolo promozionale per la città di San Salvo, che oltre a diffondere il principio a uno sano stile di vita con la pratica dello sport, per un circuito disegnato sulle strade cittadine che è stato percorso per 3 volte e che ha visto l'incitamento del pubblico. Davvero una grande festa, oggi questa bellissima giornata di sole, c'è una bellissima giornata che San Salvo è piena di festa, di sportivi, di colore, veramente una festa bellissima. Abbiamo la piazza piena di ragazzi, di giovani, anziani e di ragazzi che veramente ci fa veramente gioire, perché abbiamo i ragazzi dell'Arda qua in mezzo a noi. È davvero qualcosa di speciale oggi, grazie veramente alla Podistica San Salvo con questo 10° anniversario della decimo memorial Dino Potalivo, che veramente fa onore a San Salvo e a tutto il comprensorio. Grande appuntamento di sport, abbiamo detto, con una marcata caratterizzazione sociale con la 4ª edizione di Corri Insieme in collaborazione con l'Avis e l'Associazione Regionale Down Abruzzo, con la partecipazione dell'Associazione Il Mosaico e la Special Olympics. Un ringraziamento all'Associazione di Volontariato Sorridere Sempre, a quelli della Protezione Civile Valtrigno, agli Amici delle Tradizioni. È stato un momento di aggregazione di tutta la città sansalvese, ma anche un momento di inclusione sociale attraverso la Corri Insieme con i ragazzi dell'Arda e tutti i ragazzi speciali che stanno tanto a cuore alla nostra amministrazione. È una manifestazione che ci fa riflettere anche sulla educazione allo sport come sana pratica ed abitudine di vita quotidiana, perché ci può essere di aiuto per la lotta contro l'obesità, contro l'ipertensione, e quindi per tutti noi che non siamo sportivi nati, ma anche a livello amatoriale, è un buon metodo di vita quotidiana quella di praticare lo sport. Questa è la 4ª edizione del Corri Insieme, gara riservata ai portatori di handicap intellettivi e relazionali. È una manifestazione rivolta praticamente per l'inserimento sociale di questi ragazzi, e sia l'inserimento sociale che quello sportivo. Vedo che lo sport è l'elemento che più riesce ad accomunarli, a farli rendere anche protagonisti. Sì, lo sport è un elemento, come dicevo prima, aggregante, è un elemento che dà forza ai ragazzi, un elemento che li fa stare insieme, che li fa, rende anche felici. La 10ª edizione della Dino Potalivo si impreziosisce di un sportivo campione del mondo per la 100 km, Giorgio Calcaterra, che non è la prima volta che viene qui a San Salvo. No, vengo ormai da 5 o 6 anni qui a San Salvo, perché sono venuto la prima volta e ho scoperto veramente un posto molto bello, un'accoglienza molto bello, un amore da parte di chi organizza per la corsa, un amore fuori dal comune che ho subito apprezzato, e quindi ogni volta torno sempre molto volentieri, anche se non abito vicinissimo, perché abito a Roma e un po' di chilometri ci sono.
Sono presenze che sono anche vetrine per stimolare soprattutto i giovani a una sana disciplina, allo sport come stile di vita. Spero di sì, io ogni volta che ho occasione di parlare appunto in pubblico o in televisione dico appunto questo, cioè che viva lo sport, ma lo sport è quello sano, quello dove non c'è scorrettezza né appunto a livello di doping né in qualsiasi altro livello, dove si corre soprattutto per stare bene, quindi bisogna accettare poi quello che viene. L'obiettivo è dare il massimo e raggiungere il risultato migliore, però sempre come prima cosa è quello di star bene e se vogliamo anche di divertirsi, perché la corsa appunto oltre benessere deve essere anche divertimento. Sono partite e in bocca al lupo a tutti voi, grazie della vostra massiccia partecipazione, facciamo sentire noi il calore di San Salvo ai tanti presenti, il calore di San Salvo, una fila che non finisce mai, una fila che non finisce mai, vediamo le società rappresentate, vediamo la critica in Serbia, vediamo la Runner su Pescara, la Runner su Chiesti, la Runner su Rune, abbiamo visto tante altre società alla partenza. Mario, vincitore della decima edizione del Dino Podalivo, un tempo anche straordinario. Ma sì, diciamo che oggi sono stato molto molto aiutato perché c'erano avversari molto molto quotati, infatti la gara è stata subito lanciata su ritmi infernali, diciamo che ho sfruttato il treno degli altri e verso il quinto chilometro ho visto che le gambe giravano, ho preso e ho provato ad andare con la solita azione di corsa che ho io e ho continuato fino all'arrivo e infatti sono molto molto soddisfatto della mia prestazione, perché Dario Santoro comunque è un atleta molto molto forte e è difficile batterlo, io ce l'ho messa tutta e in effetti sono contento. Oggi poi è stata una bellissima festa di sport, eravamo credo più di 1000 partecipanti e questo diciamo che è il massimo per noi, perché a me piace correre per divertimento e oggi dico è stata una festa dello sport innanzitutto e sono molto molto contento della mia prestazione. Possiamo definirla una libellula di questo percorso? Sì, è stato emozionante correre anche perché c'erano molte persone sul percorso, un percorso molto vario, infatti molto stimolante e si è visto poi nel risultato cronometrico finale che è stato soddisfacente. Nonostante il caldo? Sì, il caldo c'era, però insomma c'erano molti posti all'ombra e molte zone d'ombra, quindi insomma si poteva correre. Siamo ancora in un periodo di grazia ora, poi il caldo, quello tosto ancora deve venire.